hai un iPhone e quando vuoi mostrare le fotografie fatte ai tuoi amici o magari postarle sui social vorresti che avessero un aspetto migliore? In questo video ti mostrerò come modificare le fotografie direttamente dal tuo iPhone attraverso tre applicazioni completamente gratuite. Una sarà un'applicazione che è implementata sul nostro iPhone e due invece andremo a scaricarle direttamente dall'Apple Store. Si posizioneranno in applicazione semplice, media e professionale. Anticipo subito che non c'è bisogno di avere un modello Pro, ma basta anche un modello base per avere queste applicazioni e per editare le proprie fotografie al meglio. Quindi non preoccuparti, va bene qualsiasi modello. Nel corso di questo video ti mostrerò come modificare le proprie fotografie nella maniera più semplice possibile per renderle magari con un aspetto migliore e anche un pelino più professionale. Cercherò di non utilizzare tecnicismi, ma qualora ne utilizzassi qualcuno, naturalmente cercherò di spiegartelo nella maniera più semplice possibile. Ora direi di iniziare subito a modificare le nostre fotografie e se stai guardando questo video direttamente da un altro dispositivo, prendi in mano il tuo iPhone e prova a modificare le fotografie assieme a me, o se no salvati il video per poi andare a guardarlo mentre stai modificando le tue fotografie. Iniziamo con la prima app ed è quella incorporata nella galleria di iPhone. Clicchiamo e andiamo a scegliere la fotografia che vorremmo rendere un po' più di impatto per chi la vedrà. Scelta la nostra foto, andiamo sulle tre lineette qui in basso per modificarla. Una volta aperto, se vogliamo, possiamo far modificare tutto in un secondo al programma cliccando modifica automatica, come vedete, ma noi in questo caso andremo a modificarla a mano per capire anche un po' il funzionamento di questa applicazione. Appena finito poi tutte le modifiche, vi farò vedere un trucchetto veloce per modificare tante fotografie assieme con un solo click. Partiamo con la voce esposizione generale della fotografia. Come vedete, andrà a modificare tutta la fotografia e non solo determinati punti. Partiamo subito però col dire che non dovete apportare gli stessi e identici parametri miei, perché magari la vostra foto ha bisogno di essere scurita, per esempio. Seguite e comprendete solo il funzionamento. Passando alla seconda voce, avremo come voce brillantezza. Come vedete, modificando cambierà leggermente anche l'ombra, in questo caso qua, rendendo la foto appunto leggermente più brillante. Io vi consiglio di non andare a modificare esageratamente troppo sempre la fotografia, perché sennò potrebbe risultare un pelino più finta. Appena dopo abbiamo punti luci, che come vedete andrà ad intaccare per la maggior parte del tempo i punti dove è presente più luce, più luminosità. Quindi in automatico, se noi andiamo a aumentare, andrà ad intaccare solo esattamente quei punti. Appena dopo, come vedete, abbiamo le ombre che in automatico, come percepirete, potrete andare ad aumentare e diminuire per andare a ritoccare quei punti d'ombra che magari per voi sono un pelino troppo bui, o se no addirittura se ritenete che sono troppo accesi potrete anche andare ad aumentare le ombre così da inscurire praticamente la fotografia. Naturalmente non andate neanche qui a esagerare con le ombre, ad aumentarle, a diminuirle, comunque va tutto in base ai propri gusti. Abbiamo un contrasto che in automatico, andando a aumentare e diminuire, come vedete il contrasto va ad aumentare, e in automatico, come vedete, se aumentate nettamente il contrasto andranno anche a scurirsi le ombre e in certi casi potrebbe anche aumentare un pochino la saturazione dei colori, quindi anche qua non esagerate. Se invece andate a diminuire il contrasto andrà a crearsi quasi una foschia grigia sulla fotografia. La voce dopo è la voce luminosità, che anche qua andrà ad accendere la vostra fotografia come all'inizio nella parte esposizione, però mi raccomando non esagerate perché sennò tenderà un pelino troppo a bruciare la vostra fotografia, come vedete, quindi non esagerate mai. Ora spostiamoci nella parte dei colori. Abbiamo saturazione e vividezza. Iniziamo con la saturazione. Entrambe le voci andranno ad aumentare la colorazione della vostra fotografia. Anche qui vi consiglio di non esagerare, perché se io vado ad aumentare, come vedete, la saturazione in questo momento qua, escono tutti i colori possibili e potrebbe risultare anche un pelino più finta. Naturalmente la voce proprio che non dovete
assolutamente esagerare è la voce vividezza, che diventa davvero inguardabile se si va ad aumentare nettamente. Come vedete qua esce anche un certo color violaceo e anche questo verde diventa un pelino troppo modificato, quindi andate a ritoccarlo giusto quello che serve. Se volete anche rendere la vostra fotografia magari un pelino meno vivida e satura, basterà andare a diminuire e, come vedete, andare a spegnersi. Se naturalmente in automatico andiamo a eliminare completamente vividezza e saturazione, la fotografia si trasformerà in bianco e nero. La voce dopo avremo la temperatura, e qui sta in base alle modifiche che volete apportare voi. Se una foto, come in questo caso per esempio un tramonto, e sapendo che è estate volete renderla un pelino più quel senso di caldo, allora andate ad aumentare il valore. Se volete rendere la fotografia magari un pelino più freddo, per esempio quando scattate agli interni delle case e qualcosa del genere, basta spostare e diminuire la temperatura, in automatico, come vedete, la temperatura andrà verso il freddo. Andandola a aumentare, come vi ho detto prima, tenderà a rimanere più caldo. Per esempio in questa foto, secondo me, un pelino più calda può fare un ottimo effetto. Spostandoci ancora a destra avremo la tinta, e questo valore vi consiglio di non andarlo mai ad intaccare, perché la vostra fotografia potrebbe risultare un pelino strana dopo che l'andate a modificare. Per esempio, se io mi sposto a diminuirla, tenderà ad andare sul verdastro, se invece vado ad aumentarla tenderà ad andare sul violaceo. Io vi consiglio di non toccarlo praticamente mai. Poi abbiamo la voce nitidezza. La voce nitidezza ci permetterà di rendere una foto più nitida all'occhio. Anche lì mi raccomando, non esagerate mai, perché sennò potrebbe risultare un pelino più finta se andate ad aumentarla un pelino troppo la fotografia. In questo caso ve la vado a ingrandire per farvi vedere la differenza che avviene se vado ad aumentare la nitidezza. Per esempio in questa parte qua della fotografia vado a eliminarla. Come vedete, se vado ad aumentarla viene quasi ad aumentare il dettaglio nella fotografia, però risultando secondo me un pelino troppo finta, e in questo caso, come vedete, va a crearsi quasi un alone attorno alla scogliera se vado ad aumentarla troppo. Quando vado a diminuirla, come vedete, questo alone tenderà un pelino a diminuire, e secondo me così la fotografia è migliore. Le ultime due voci saranno riduzione del disturbo e vignettatura. Riduzione del disturbo ve la consiglio di utilizzarla per esempio quando andiamo a scattare una fotografia magari con un pochino meno luce. In automatico, quando ci sarà poca luce, lo smartphone cercherà di alzare un valore che si chiama ISO per cercare di tirar fuori della luce artificiale. Andando ad aumentare questo valore, che sono gli ISO come vi ho detto prima, in automatico si creerà della grana del disturbo. Grazie alla riduzione del disturbo, vediamo un po' se in questa fotografia possiamo trovare del disturbo, magari su queste rocce ve lo faccio un pelino notare la differenza. Se vado ad aumentare, come vedete, le cercherà di lisciare praticamente, detto in maniera un pelino brutta, perderemo un po' di dettagli. In situazione di sera ci può stare, ma in questa situazione qua vi consiglio di non andarlo quasi mai a toccare. Spostandoci alla voce vignettatura, come vedete, se io vado a spostarla andrà a aumentare o diminuire la vignettatura nei bordi. Il consiglio che vi do, che secondo me può fare un ottimo effetto, è andarla ad aumentare o diminuire solo magari se abbiamo per esempio un soggetto al centro e vogliamo renderlo, diciamo, proprio il soggetto principale della fotografia, cercando di non creare distrazioni attorno. In automatico, se noi andiamo ad aumentarla creando questi bordi scuri qua, e per esempio se abbiamo un fiore qua in mezzo, sicuramente l'occhio cadrà maggiormente sul fiore. Finito tutto, avremo la nostra fotografia pronta. Come vedete, questa è la differenza, questa editata, questa è quella originale. Diciamo che la differenza è già più netta. Poi, se vogliamo fare quel piccolo trucco che vi dicevo all'inizio per modificare tante fotografie che magari abbiamo fatto più o meno nella stessa location, ci basterà fare, prima di cliccare fine, tre puntini: copia modifiche. Come vedete, facciamo copia, poi facciamo fine, usciamo dalla modalità modifica, usciamo, selezioniamo le fotografie che magari abbiamo realizzato, quindi in automatico facciamo seleziona, clicchiamo 1, 2, 3, 4, 5, clicchiamo tutte quelle che vogliamo, poi facciamo i tre puntini qua in basso, clicchiamo e come vedete esce fuori la voce incolla modifiche. Noi clicchiamo e in automatico l'iPhone andrà ad apportare tutte le modifiche che abbiamo fatto in quella fotografia anche sulle altre fotografie. Come vedrete adesso saranno tutte editate più o meno nella stessa maniera. Ora passiamo ad un'applicazione che utilizzano molti fotografi, anche professionisti, e si chiama Snapseed, che naturalmente si andrà a scaricare gratuitamente sull'Apple Store. Apriamola e, come
come vedete in questo caso abbiamo questa fotografia, ma se vogliamo possiamo andare a prendere una completamente diversa così da vedere la differenza. Dopo scelta la fotografia, se disponete di un iPhone Pro, vi faccio presente che se andrete a scattare nel formato RAW vi aprirà il pannello in maniera completamente diversa all'inizio, dove potrete andare a modificare appunto esposizione, altre luci, ombre, contrasto in maniera un pelino più preciso e dettagliata. Naturalmente, dopo finito le modifiche che abbiamo visto prima con l'altra applicazione, che sono praticamente simili, magari questo qua le fa in maniera un pelino più precisa, andremo a cliccare sull'ok e il pannello si aprirà praticamente a tutti in questa maniera qua. Se vogliamo abbiamo degli effetti preimpostati, ma io questi non li andrei quasi mai a utilizzare, però se volete qualcosa di veloce potete andare a cliccare per avere delle modifiche al volo. Come vedete va ad apportare delle modifiche, andiamo ad annullare, andiamo su strumenti e abbiamo, se scattiamo in RAW, abbiamo sviluppa con sopra la voce RAW. Qualora non avessimo scattato in RAW ma in JPEG, questa voce sparirà e andremo su calibra immagine e qua avremo tutte le modifiche che possiamo apportare, un po' come l'app che vi ho fatto vedere prima. Come vedete, dopo che abbiamo finito andiamo di nuovo su strumenti e come voce in più che vi voglio mostrare su questa applicazione, quindi diventa già un'applicazione intermedia per l'editing, abbiamo la voce curve. In automatico avremo a disposizione queste curve. Cosa ci permetteranno di fare? Se io vado ad aumentare questa parte qua, come vedete, si andrà a creare un effetto particolare sulla foto, un po' come se alzassimo le ombre e diminuissimo il contrasto, diciamo. Come vedete si va a creare quel grigio, quell'effetto appannato. In certe fotografie secondo me ci può anche stare creare quell'effettino lì, perché potrebbero diventare leggermente più vintage o un pelino più strette. Andando poi a ritoccare questa parte delle curve, come vedete qua avremo una modifica ulteriore sulle ombre. Se noi tendiamo ad abbassare in giù, andranno ad aumentare nettamente le ombre presenti nella fotografia. Io vi consiglio di non esagerare mai con queste curve, andate proprio a fare un leggero ritocco in questa maniera qua, un ritocco leggermente in basso per le ombre. Se poi noi ci spostiamo nella parte intermedia, come vedete incomincerà ad andare ad intaccare l'esposizione o le luci. Qua in alto naturalmente avremo ancora più modifica nella parte delle luci, però grazie solo a queste curve guardate già la modifica che avremo naturalmente in questa fotografia. Adesso andiamo a guardare la differenza, guardate un po', una grande fotografia. Se volete anche di altri strumenti, avrete anche a disposizione per esempio la modalità selettiva, voi selezionate un punto preciso e in automatico potrete apportare diverse modifiche solo in quel punto lì. Sta lì a voi vedere se volete magari per esempio qua in alto diminuire la luminosità presente, per esempio magari creando delle ombre o qualcosa del genere, perché volete marcare più la zona centrale. Sempre in strumenti possiamo anche selezionare la modalità pennello e qua ci permetterà, in base al pennello che andremo a selezionare, per esempio esposizione, scegliamo un valore in base a queste freccettine qua su e giù, in questo caso l'esposizione andrà a aumentare. Se io pennello su questa foglia, come vedete l'esposizione è andata ad aumentare, quindi ha tolto delle ombre, è andata ad aumentare la luminosità. Se io vado a diminuire dove ho pennellato o aumentare, cambierà anche la luminosità. Come vedete, se io do un'altra pennellata, voilà, è cambiata ancora. Come vedete, se io faccio prima e dopo c'è una differenza molto importante qua di luce. Come vedete, se avete finito l'editing, addirittura se volete avete altre disposizioni, strumenti come per esempio mettere una scritta sopra la fotografia, se volete, ma lì ci giocate un po' voi. Finito l'editing andremo a cliccare su esporta e andiamo a esportare questa immagine per avere il massimo della qualità, poi in automatico andrà a finire nella nostra galleria. Ora spostiamoci alla terza applicazione, che quella è un po' più professionale ancora. La terza applicazione di cui andremo a parlare ora è Lightroom. Avremo a disposizione dei ritocchi un pelino ancora più professionali. Vi dico subito che questa qua è l'applicazione che si va a utilizzare anche per esempio sul PC quando si vanno a fare ritocchi. Io per esempio quando faccio lavori fotografici la vado sempre ad utilizzare. Andiamo ad aprirla. La comodità di Lightroom è che ti fa vedere attraverso queste diciture qua in alto, abbiamo la possibilità di capire qual è il file RAW e quale no. In questo caso, come vedete, il file RAW è segnato come DNG.
molto più comodo per non andare poi a cercare a caso il file RAW. Quindi vi consiglio questa applicazione se utilizzate parecchio il file RAW. Per andare ad aggiungere la propria fotografia basterà cliccare sulla più qua sotto, dispositivo, e andate a scegliere la vostra foto. In questo caso sono andato a scegliere la fotografia di questo fiore con tutte le foglie attorno perché voglio farvi vedere qual è la modifica che ha in più questa applicazione mirata rispetto alle altre due applicazioni che vi ho fatto vedere. Come le altre applicazioni possiamo andare a modificare le luci, il contrasto, ombre e tutte queste cose qua, anche le curve, come vedete ce le abbiamo qua a disposizione, ma dopo aver fatto tutte queste modifiche la cosa che avremo in più su questa applicazione sarà nel fattore colore. Come vedete qua in alto, oltre a vedere temperatura, tinta, vividezza, saturazione eccetera, abbiamo questa icona qua. Cliccando, come vedete, ci aprirà questo pannello che suddivide ogni colore con tre voci: tinta, saturazione, luminanza. Questo pannello ci permetterà di andare a ritoccare colore per colore singolarmente, andando anche a modificare proprio il colore in sé. Se in automatico noi abbiamo scelto questo verde e cambiamo la tonalità, come vedete, guardate come cambia il colore del verde e in maniera molto mirata. Se vogliamo stravolgere la fotografia, come vedete io vado ad aumentare questo, posso aumentare la saturazione se vogliamo farla molto colorata o desaturare un po' la fotografia, per esempio così, e la luminanza ci permetterà anche di aumentare la luminosità del colore scelto o renderlo un po' più scuro. Come vedete, se io vado a far così diventa davvero un verde molto scuro, se invece vado a far così diventa molto acceso. Lì naturalmente va sempre a gusti. Ho scelto questa applicazione anche per farvi vedere proprio il contrasto che riesce a realizzare con precisione con i colori. Oltre a aver modificato il verde, adesso andiamo a toccare il viola di questo fiore qua. Andiamo ad ingrandire un po' questo fiore per farvelo vedere meglio, e quando andiamo a cambiare la tonalità guardate come va a cambiare la tonalità di questo fiore. Se vogliamo andare a modificare così la tonalità, saturazione vogliamo andare a aumentare, vogliamo andare a diminuire, lì come vi ho detto sta a voi, andiamo a diminuire leggermente. Poi luminanza, se vogliamo accendere tanto o farlo risaltare per esempio così, guardate che effetto spettacolare. Chiudiamo di più la foto, come vedete questa è la fotografia modificata in questa maniera qua. Guardate che differenza abissale che c'è fra queste due fotografie, però come l'abbiamo editata in maniera davvero professionale e dettagliata senza nessuna sbavatura. Togliendo comunque, ragazzi, che bella fotografia che è uscita con questo iPhone. E vorrei farvi presente che questo qua è un iPhone 13 Pro ricondizionato. Sotto in descrizione potete trovare anche il sito dell'Axor che me l'ha spedito per farmelo testare per almeno un anno, per vedere un po' come si comporta, e per il momento si sta comportando molto bene. Sotto in descrizione trovate il loro sito e trovate anche un codice sconto, per esempio di 20 euro se volete acquistare qualcosina. Tornando alle nostre fotografie, dopo che abbiamo modificato anche questi colori facciamo fine, e come vedete qua abbiamo tutti i vari effetti. Se volete potete anche ad acquistare la modalità Pro e vi darà anche altre impostazioni per le modifiche, però noi utilizzeremo l'applicazione soltanto gratis. Qua come nelle altre applicazioni abbiamo la possibilità di fare più texture, chiarezza, rimuovere la foschia vi garantirà più dettagli, per esempio se guardate nella fotografia, però potrà renderla un pelino più satura e anche un pelino più scura, quindi lì sta a voi cosa scegliere. Vignettatura, come vi ho detto prima, adesso vi mostro perfettamente cosa intendevo prima con la vignettatura. Se io vado a diminuire il bordo, lo faccio più scuro invece che più chiaro, come vedete il fiore risulterà molto, ma dico molto di più, al centro della nostra fotografia, e secondo me questo effetto è davvero spettacolare per scatti di questo genere. Finite le nostre modifiche ci basterà cliccare su questa voce qua in alto e in automatico quello che vi consiglio di cliccare è esporta. Come? Scegliamo file JPEG, dimensioni le maggiori disponibili e qualità dell'immagine 100%, così da avere l'immagine più pulita possibile e di alta qualità sul nostro dispositivo, ed è pronta ora per essere pubblicata. Queste sono le tre principali app che vi consiglio di utilizzare se volete modificare in maniera completamente gratuita le fotografie direttamente dal vostro iPhone. Fatemi sapere sotto nei commenti se questa guida vi è stata utile, se volete anche la parte di guida scritta sotto in descrizione trovate il link dell'articolo scritto da CeoTech. Quindi se volete anche la guida scritta vi invito ad andare a cliccare nel link in descrizione. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video e della vostra pazienza
per aver seguito passo dopo passo di questa guida. Mi raccomando, se il video vi è stato utile, lasciate un bel like, commentate sotto e per non perdervi i prossimi video, magari per come modificare video direttamente da iPhone, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ci vediamo quindi la prossima settimana con nuovi contenuti. Ciao ragazzi!